Sono contento di essere qui vicino a Stefano Ranucci, Roberto Abruzzone e gli altri candidati del MUI, perché credo che questa lista sia uno dei fatti nuovi che si stanno registrando in questa campagna elettorale. Intendiamoci, noi operiamo dentro una scheda elettorale che sarà grande 1,20 m, quindi sarà un vero e proprio lenzuolo, perché sono 19 candidati sindaci e sono, mi pare, 40-45 le liste che sono state presentate. Però su questa lista credo ci sia un fatto particolare. Perché? Perché innanzitutto viene da un'esperienza sociale e culturale ben definita, cioè che ha una sua forza, una sua struttura chiara. E dall'altro lato ha fatto una scelta di, invece di fare la classica lista, diciamo così, nuova che va per conto suo con un candidato sindaco, ha fatto questa scelta di venire a sostenere una candidatura di un sindaco uscente. Questa realtà è una novità importante. Perché? Perché da un lato c'è tutta la novità di una lista nuova, inedita, di una sigla non conosciuta, di una realtà che stanno nascendo, quindi con tutte le persone nuove che si affacciano alla politica. E questo è molto importante, perché sappiamo che la politica si deve rinnovare, la politica deve coinvolgere persone nuove e deve coinvolgere anche con quell'elemento di novità che viene data dall'azione un po' diretta, un po' non mediata, cioè i partiti politici spesso, avendo dietro le spalle anni di esperienza, di mediazioni, di diciamo così, processi politici, tendono a presentare sempre soluzioni non immediate, delle soluzioni in qualche modo più difficili, più complicate. Invece c'è un linguaggio diretto e delle persone nuove che non hanno tutto il peso di anni di mediazione politica, e si propongono in maniera diretta, agiscono in maniera diretta, danno delle risposte semplici e che cercano di essere più efficaci possibile. Quindi un sangue fresco che entra nella politica. Sangue fresco che entra nella politica, ma che invece di andare in un'avventura isolata, altre cose, sceglie di immettersi nel tronco di una coalizione, di una candidatura che ripropone un sindaco uscente. Quindi è un fatto veramente inedito. È sangue fresco che va a alimentare un progetto politico che è già in corso, che già si misura concretamente. Noi abbiamo fatto 5 anni di battaglie molto dure, riteniamo di aver salvato Roma, riteniamo di aver fatto un piccolo miracolo, riteniamo di dover fare di più. Ed è proprio perché dobbiamo fare di più, è proprio perché dobbiamo compiere nella nostra opera anche un rinnovamento. Abbiamo promosso una lista civica e abbiamo accettato l'alleanza, e abbiamo proposto e accettato l'alleanza con liste innovative. Quindi c'è l'elemento di continuità, di esperienza, di lavoro fatto, e c'è l'elemento di innovazione garantito da queste liste. Quindi credo veramente che sia un esperimento molto significativo e molto importante. In più, ripeto, c'è questa volontà di agire, di fare delle azioni molto efficaci, molto dirette, che permettono sostanzialmente di accelerare tutti i processi della politica. Io mi auguro veramente un successo del MUI, perché questo porterebbe persone nuove in Consiglio Comunale, energie fresche, entusiasmo forte, che poi può portare ad avere un Consiglio Comunale più dinamico. Io spero che il Consiglio Comunale sia fatto da uomini e donne molto più dinamici del passato, perché l'ultima osservazione che voglio fare è questa. Mi ha colpito in una delle riunioni quello che ha detto Ranucci rispetto a una richiesta specifica. Ha detto: noi giochiamo per vincere, ma se per caso ci troveremo all'opposizione, cerchiamo di non fare l'ostruzionismo che ha fatto la sinistra in questi anni, cioè cerchiamo comunque di servire il bene comune. Ecco, è importante che il nuovo Consiglio Comunale non ripeta gli errori che la sinistra, che il Partito Democratico ha imposto nel vecchio Consiglio Comunale, in cui a causa di un ostruzionismo, a causa della volontà di distruggere tutto, sono state paralizzate centinaia, 223 delibere che erano indispensabili alla vita della nostra città. Questo sangue fresco ci aiuterà ad avere un Consiglio Comunale più dinamico, più veloce e più costruttivo.